La terza vittoria stagionale del Giulianova arriva proprio nel giorno in cui Vincenzo Serraiocco diventa ufficialmente il nuovo presidente del sodalizio giallorosso. Un mercato scoppiettante quello che promette il neo numero uno, ma intanto chi c'è gli regala una vittoria sofferta, in rimonta, ma assolutamente meritata. Il Castelfidardo, avversario scorbutico, parte forte. Dopo nemmeno due minuti Capparuccia si ritrova sul sinistro un pallone vagante in area di rigore sugli sviluppi del corner di Trillini, ma è provvidenziale Ursini ad abbassare la saracina sulla sua conclusione. Il Giulianova, l'occasione più nitida per sbloccare la partita, l'avrebbe subito. Capparuccia fosse in area di Stefano al settimo, Morricone assegna il penalty ai padroni di casa, ma Giampaolo dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Chiodini. Pallone lento e centrale, l'ex estremo difensore del Lanciano chiude la porta. I marchigiani sui calci piazzati sono pericolosi. Castellana al 18esimo prende il tempo a tutti, ma non inquadra lo specchio di Ursini. Poi poco altro, almeno per la prima frazione, fatto salvo il destro a giro di Giampaolo al minuto 42, col numero 10 che ha il tempo di prendere la mira, senza però centrare il bersaglio grosso. La ripresa è di tutt'altro tenore, due minuti e Silvestri manca un'occasione colossale davanti a Chiodini, che salva col piede e di fatto spalanca la via per il vantaggio ospite che arriva al 51esimo. Ursini fa quello che può sul tiro di Trillini e Minella, dubbia la sua posizione, deposita in rete il pallone del vantaggio marchigiano. La mazzata è forte, ma Giulianova dimostra di saper reagire, con Di Stefano che dopo 60 secondi si vede chiudere la strada ancora da Chiodini. Sembra girare tutto storto, ma il jolly Francesco Giorgini lo pesca dalla panchina al 63esimo, fuori Emili, dentro Mastrilli, che ci mette 4 minuti a trovare il gol del pari. Il merito è quasi tutto di Giampaolo, che si porta dietro mezza difesa biancoverde e arma sul secondo palo il piede proprio di Mastrilli, che batte Chiodini. A questo punto il Giulianova ci crede. Di Federico sul lato opposto manca una buona occasione col sinistro prima del gol giallo-rosso del sorpasso, che arriva al 9 dal 90esimo grazie alla percussione proprio di Giampaolo in area di rigore. Il diagonale è imparabile e Giulianova mette finalmente e meritatamente il naso avanti. Il Castelfidardo non ne ha più, i giallorossi proteggono il risultato anche a dispetto dell'ultima opportunità, la conclusione del neo entrato Donzelli neutralizzata da Ursini. E così il triplice fischio di Morricone sa di liberazione. Dopo Materi che gli esina, un'altra marchigiana esce con le ossa rotte dal Fadini. Una vittoria con un posto inatteso. Serraiocco ufficializza la sua nuova carica, promette un mercato super per tentare di salvare la società e una piazza affamata di calcio. Serraiocco si sta godendo la vittoria, è una vittoria importante questa per il Giulianova e innanzitutto il primo passo verso che cosa? Verso la salvezza, verso l'acquisizione, verso un mercato che si deve aprire, verso che cosa? Io sono qua, non voglio parlare di acquisizione, la società c'è, la mia presenza di questo gruppo di imprenditori con me a capo oramai è chiara, evidente, siamo sul mercato, siamo l'unica squadra oggi sul mercato, sulla Serie D e non solo, sulla Lega Pro. Abbiamo trattative con giocatori e squadre del nord di Lega Pro, di Serie D, facciamo una squadra che serve per oggi salvarci, siamo gli unici che sono sul mercato. Abbiamo messo a disposizione di questo mercato di dicembre oltre 50.000 euro solo per la riparazione e siamo pronti a salvare per il Giulianova. Siamo pronti a costruire un Giulianova forte per l'anno prossimo, che possa avere per i tifosi che lo meritano, una parola che ho dato circa 3 settimane fa al tifo, ai tifosi, alla città di Giulianova, che porteremo questo Giulianova a quello che era. Qualche nome? Li avete letti sul giornale, sono tutti, siamo in attesa di risposta, abbiamo bruscato, abbiamo giocatori come Ganci, Pomante che sta ancora verificando, abbiamo una coppia di attaccanti di Serie D, non ce la giocheremo, ho dato la mia parola alla città e ai tifosi e questo che farò. Quindi per Pomante avevamo letto un no, invece non è proprio un no. Pomante ho dichiarato quella che è la mia offerta economica, un'offerta economica importante di questa società e penso che Marco sia una persona per il futuro ed altro, che non sia legato soltanto alla società dove gioca adesso, possa ripensarci. Quindi da qui a... abbraccio e lo aspetto a braccia aperte, lui lo sa, l'ho sentito lunedì scorso l'ultima volta. Quindi da qua a qualche settimana potremo vedere un Giulianova completamente diverso rispetto a quello di queste settimane? Assolutamente sì. Bolzano è amareggiato per questa sconfitta, il Castelfidardo non abbiamo visto giocare una grande partita, onestamente. Sì, no, assolutamente. Onore a chi ha vinto, penso che il Giulianova ha meritato la vittoria perché ha interpretato meglio la partita, la mia squadra non è mai riuscita a giocare palla a terra, il campo non lo permetteva e penso che Giulianova ha fatto la sua partita, noi siamo andati dietro loro, che è un gioco che noi non sappiamo fare, purtroppo
Abbiamo peccato anche di gioventù, di inesperienza, insomma non siamo mai riusciti a ragionare un attimo in campo, anche perché loro sono molto bravi, quasi frenetici sulle seconde palle, quindi hanno calciato sempre sta palla lunga. Vabbè, accettiamo il verdetto, noi siamo una squadra che deve far sì dalla sua forza il lavoro, quindi continueremo a lavorare. Cercheremo di correggere gli errori, non tutte le partite sono uguali, non tutti i campi si possono giocare, quello di oggi era impossibile giocare a calcio, quindi in questo campo qua Giulianova ha sicuramente interpretato la partita meglio di noi.